Ancora un appuntamento con In Primo Piano, ricordiamo questa rubrica di approfondimento con cui tentiamo di mettere in primo piano, in vetrina, tentiamo anche di dare voce a realtà che magari ne hanno poca o che meritano ancora di più voce. Antonio Blefari con voi, ricordiamo gli appuntamenti: lunedì, martedì, giovedì, venerdì alle 10:20 di mattina, lunedì, mercoledì, venerdì alle 17:20, quindi al pomeriggio, chiaramente sempre su Radio Venere. Quest'oggi con noi c'è Vito Crea, che salutiamo. Vito, ben trovato. Grazie a voi dell'invito. Parliamo di quella che è la tua esperienza, che è importantissima, anche delicata per certi aspetti, perché parliamo di sociale, parliamo di due associazioni di cui fai parte, presidente, sì, in pratica, dell'Assoada e di quest'altra Assoada, che è l'Associazione Difesa Diversamente Abili, e poi l'ANCSA invece, che è un'associazione vicina ai genitori di ragazzi autistici, quindi un'associazione neonata, almeno nella zona nostra. No, l'associazione l'ANCSA esiste, è nazionale, è un'associazione che ha 35 anni di vita e è dislocata in tutte le province d'Italia. E io indegnamente rappresento l'ANCSA a Reggio Calabria dopo qualche decennio di gestione da parte di uno dei massimi esperti sul settore, che è l'ingegnere Giovanni Marino, anche lui papà di due soggetti autistici, presidente della fondazione Marino, l'unica struttura esistente nell'intero meridione d'Italia per quanto riguarda una struttura residenziale che per autistici adulti, che naturalmente noi siamo abituati a vedere i bambini, però i bambini dopo crescono, diventano adulti, diventano più tempo passa più le problematiche sono maggiori. Ecco perché c'è bisogno di aver cura, di inserire, di formare l'ambiente, le situazioni e tutto. Cioè, quindi, ritornando a noi, io rappresento due associazioni, che è l'associazione ADDA, che è nata nel 2014 in seguito ad un'esperienza molto traumatica che mi ha coinvolto personalmente, che molti di voi conosceranno, anche tu hai avuto modo di dare voce a una situazione particolare che è verificatasi nella nostra cittadina, che purtroppo è una storia di esclusione sociale, storia di discriminazione, storia di incompetenze e cose. E da questo è nata l'esigenza. È una promessa che ho fatto a me stesso, alla mia famiglia, cosa dico io, darò tutta la mia vita affinché non ci siano più queste discriminazioni che purtroppo Francesca ha patito, continua a patire, dopo possiamo andare anche nel dettaglio, ma non sul caso particolare, ma a livello generale nell'analizzare quali sono le problematiche che vivono le famiglie, che vivono questi ragazzi che, come dicevo prima, crescono e quindi devono avere un progetto di vita individualizzato che purtroppo non esiste, perché, caro Antonio, il sociale non è una materia che possono masticare tutti. Il sociale non è un selfie, il sociale non è degli slogan, il sociale è viverlo, il sociale è dare attuazione a delle normative che, ringraziando a Dio, l'Italia è all'avanguardia, però sono tutti liberi dei sogni. Faccio per un esempio, no? C'è la legge madre sul sociale, che è la 328 del 2000,
la 328 del 2000, che dovrebbe, cioè disconosciuta in Calabria, perché la Calabria è l'unica regione d'Italia, a non aver, fatto i decreti attuativi e di non aver dato corso, a questa legge, che, tanto per dirti, deve accompagnare la persona disabile con un progetto di vita durante tutta la sua vita, appunto, e durante tutte le sue attività, per dare sostegno alle famiglie, per dare inclusione nei vari ambiti. Cioè, questa è una cosa molto, molto delicata, che purtroppo, se domandi a qualsiasi persona, ai servizi sociali comunali, ai servizi, dici, ma che cos'è l'articolo 14 della 328 del 2000? Non sanno neanche che cos'è. E questo è grave, perché è la punta cardine, se veramente vogliamo creare una società inclusiva, vogliamo proteggere, vogliamo inserire con le loro qualità, che ci sono, anche perché parlare di disabilità e parlare di sociale è molto variopinto. Cioè, le disabilità sono centinaia, ognuno ha una sua caratteristica, specialmente i soggetti autistici che sono in dei dati, colpisce, diciamo, una persona su 78 nati, se tu moltiplichi in Calabria siamo quasi 2 milioni di abitanti, uno su 78, dati ufficiali, ti escono 500.000 persone che tranquillamente, finché sono ragazzi, hai la contezza, li puoi plasmare, li puoi contare. Superati i 18 anni finiscono nel limbo, finiscono nel dimenticatoio, finiscono le cose. Questa è una cosa molto, molto preoccupante, molto. L'associazionismo mi sembra di registrare una certa presenza, per esempio l'AGSA, la SOADA, chiaramente è importante per sensibilizzare, magari creare delle opportunità, però chiaramente anche voi vi dovete interfacciare con gli enti. Perfetto. Tu prima dicevi, insomma, le difficoltà, anche perché alcune norme non vengono conosciute, quindi non vengono applicate. Quindi alla fine bisogna scontrarsi con questa mancanza di integrazione, di inclusione dei diversamente abili. Cioè, qual è, appunto, lo schema da seguire? Quale state seguendo? Qual è il tentativo per cercare di dare una svolta? Guarda, Antonio, lo schema a parole è semplice, dopo nei fatti che cade l'asino. Cioè, è semplice perché un ragazzino con difficoltà, un ragazzino con disabilità che va inserito, e il primo step è l'ambiente scolastico, no? E qua purtroppo cosa manca? Manca tutto, perché purtroppo non esistono le personalità qualificate, non c'è una continuità didattica, non c'è il senso di accoglienza, non ci sono spazi, strumenti e preparazione per poter fare un determinato lavoro. Cioè, se tu consideri che questi sono dati effettivi, cioè un ragazzino che frequenta le scuole elementari, che dovrebbe avere e ha un insegnante di sostegno che praticamente di sostegno alla classe, non è la badante del ragazzino durante il ciclo scolastico dei 5 anni delle elementari, ti cambia dai 23 ai 25 insegnanti. Tra questi insegnanti praticamente ci sono persone che purtroppo non hanno le specializzazioni, non riescono ad interfacciarsi con la disabilità, perché considerano
la disabilità, un ripiego, cioè l'insegnamento di sostegno è un modo per poter per potersi sistemare, un modo per poter lavorare, cioè, ma io ho tutto un concetto particolare di scuola inclusiva, cioè, che dico specialmente per i soggetti autistici, che sono soggetti molto particolari. Io non è che parlo di scuole speciali, perché ritorneremmo indietro di anni. Io parlo di scuole formate, cioè, preparate. Che cosa significa? Se io prendo un ragazzino all'età di 3-4 anni e faccio un intervento mirato con personale qualificato e mi do degli step per poterlo inserire nel gruppo dei ragazzini normodotati, c'è un lavoro da fare, ci sono delle tecniche, bisogna tranquillizzare l'ambiente, bisogna spiegare all'ambiente, alle persone che cos'è un soggetto autistico e come andare, e poi pian piano creare queste cose. Questo naturalmente non avviene perché per svariati motivi, dici, a livello legislativo la scuola italiana ti garantisce l'insegnante di sostegno, ti dovrebbe garantire l'assistente educativo, che praticamente si interfaccia tra l'insegnante e il gruppo classe per sostenerlo, però dopo sono tutte situazioni che vanno in altri modi, cioè, quindi ti creano problemi di gestione, ti creano problemi di anche di vivibilità, cioè ti vanno anche le colpe di determinate situazioni, cioè, quindi purtroppo bisogna dirlo a chiare note, la scuola italiana non è preparata ad affrontare queste problematiche, ancora meno quella calabrese in modo particolare. Quella che l'ha presa in modo particolare, perché purtroppo c'è. Ma ci sono delle eccezioni, c'è un'esperienza che ci puoi raccontare? Guarda, io come positiva, esperienza positiva, io ho avuto il modo e il piacere di conoscere l'ambiente scolastico del Piria di Rosarno. Cioè, là si lavora, c'è una vera inclusione, si mettono al centro questi ragazzi. Io per esempio non parlo a livello personale, per esempio, perché quest'anno Francesca frequenta il liceo artistico di Locri, io non ho nulla da eccepire per quanto riguarda l'accoglienza, per quanto riguarda il modo di fare, per quanto riguarda, però non è una questione personale. Ti faccio un esempio: il liceo di Locri ha dovuto, con fondi d'istituto, fare un contratto a una persona esterna esperta in autismo, perché venisse ad aiutare il personale scolastico a capire qualcosa di questa problematica. Parliamo, Francesca ha 17 anni, no? Cioè, e naturalmente già il suo percorso è già fatto. Tu immagina se a 5-6 anni ci sarebbero queste figure qua che hanno competenze, hanno capacità, hanno impegno, sanno come affrontare queste problematiche, anche perché i soggetti autistici uno non è uguale all'altro. Non è che uno è un ragazzo diabetico, dice vabbè, c'è la medicina, gli dà la medicina, risolve il problema. L'autismo è una condizione, dall'autismo non si esce, si cresce normalmente, ma si è sempre autistici, cioè, quindi non è che io altre
altre situazioni che noi con le associazioni stiamo cercando di sventare sono il social business che c'è su questo settore, cioè il discorso di non è inutile che mi metta a parlare in termini tecnici su vaccini, diete, camere perbaliche eccetera, eccetera, e che portano questi cialtroni di professionisti, portano le famiglie a, perché tu considera, tu sei papà, finché non hai la consapevolezza di dire mia figlia è diversa, mia figlia è autistica, cioè non è che cioè, e senti il tipo che ti viene a dire, sai, tramite la camera iperbalica si riesce ad uscire dall'autismo, tramite i vaccini hanno causato questo, oppure che ti posso dire la tecnica ormonale ti fa cioè, sono tutte prese in giro che costano e che ti portano la famiglia ad illudersi quando non c'è, perché di fatto non c'è una cura. Non c'è una cura, l'autismo è una condizione, non esiste cura. C'è però il metodo per migliorare. Sì, la metodo condizione. Per migliorare c'è, nel senso, il metodo, l'autismo è una condizione che porta uno ad isolarsi, ad avere un mondo tutto suo. Se tu riesci con tecniche comportamentali a fargli capire le regole, a dargli degli indirizzi, eccetera, eccetera, può confrontarsi con gli altri, ma non si esce, non si guarisce, perché non è una malattia. E sì. Quindi, e questo, porta disperazione, porta affanno, porta rinunce, porta tante cose. Ecco, la rabbia tante volte nel campo associativo, specialmente io personalmente, mi viene detto hai una rabbia addosso. No, io non ho nessuna rabbia. Cioè io come genitore, come persona, pretendo quello che mi tocca. Cioè io pretendo, se noi ci riempiamo la bocca di sociale e c'è la legislazione che per esempio mi dice che mia figlia, tanto per dirti, adesso andiamo su qualche particolare, sui dettagli, ha diritto al trasporto scolastico perché non può un genitore liberarsi di altre cose, cioè, e tanto per dirti, il comune di Bovalino viene diffidato anche dal garante dottor Marziale per la mancata assegnazione e per non avere un pulmino per il trasporto disabile. Questa è una cosa inconcepibile. Cioè, ci fermiamo un attimo e ne approfondiremo l'argomento, anche perché c'è stata da poco anche la nomina di due figure importanti, che è il garante per l'infanzia e l'adolescenza e quello per torniamo in diretta con In Primo Piano, questa rubrica di circa mezz'ora in cui cerchiamo di mettere appunto in primo piano argomenti importanti che riguardano il territorio, la Locride. Ora siamo praticamente insieme a Vito Crea, che è presidente dell'ASSOAD e anche dell'AGSA, parliamo di disturbi dello spettro autistico e di quelli insomma di quelle che sarebbero le esigenze sia dei ragazzi diversamente abili o chi soffre di questa condizione appunto dell'autismo, necessità delle famiglie, necessità anche dei ragazzi. Parlavamo prima appunto dello scuola abusore, il caso particolare qui a Bovalino. Allora io mi ricollego al discorso che facevi prima per fargli gli auguri alle,
alle due nuove garanti dell'infanzia e dell'adolescenza, la dottoressa Racco e dalla sì, Francesca Racco, che è stata nominata garante per l'infanzia e l'adolescenza, certo. Mentre Maria Rita Canova è stata nominata garante per i disabili. Cioè, perfetto, io due parole volevo dire, non per sminuire determinate situazioni, ma il discorso dei garanti è stata una proposta e un regolamento sviluppato da Nuova Calabria, che sono modestamente un componente di questa associazione politico-culturale, e dove praticamente c'era spiegato, poi è stata fatta una commissione stranamente è comparso un titolo di studio che ci doveva essere, cioè una laurea per poter fare questo ruolo. Noi consideriamo che il Presidente della Repubblica basta che sappia scrivere e leggere, è leggibile, viene nominato. Vabbè, comunque non è questo il mio rammarico, è che naturalmente, specialmente per la persona disabile, c'è stata fatta una sola domanda, e questa bisogna che si rifletta sopra, non mettendo minimamente in dubbio le capacità, la personalità della dottoressa Canova, però un paese come Bovalino, che ha il 12% di persone che si vantano di essere professioniste nel sociale, ci sono 12-13 associazioni che sulla carta si occupano di sociale, che proprio dal regolamento, che torno a ripetere, è stato frutto del programma elettorale di Nuova Calabria, ci sono varie specificità, no? E quindi ricevere una sola domanda è una cosa che non è bella, lascia perplesso. Comunque forse perché è gratuito c'è sì, stata una sola, ricordiamo che effettivamente e quindi bisogna è un ruolo importante, un ruolo, però in questo caso non gratuito, viene retribuito. È un ruolo importantissimo perché la persona, il garante dei disabili è una persona che è monocratica, nel senso non deve dare conto a nessuno. Cioè, magari l'immaginario collettivo, anche sui social vedo che qualche assessore si abbraccia le neonominate garanti, dicendo no, il garante è a garanzia delle persone disabili, e specialmente le persone disabili. Il regolamento all'articolo 4 al punto 3 recita testualmente, lo conosco a memoria perché ho partecipato alla stesura, perciò non è che l'articolo 4 punto 3 dice che il garante delle persone disabili vigila sulla predisposizione del progetto di vita del disabile. Il progetto di vita quale sarebbe? Quello che poco fa dicevo, cioè il progetto di vita è un progetto che accompagna la persona disabile da 3 anni finché muore, ok? E quindi ci sono delle situazioni di progetto di vita, tanto per dirti, si parla anche nel piano educativo individualizzato delle scuole, che il progetto di vita deve coinvolgere le istituzioni, gli enti, la famiglia e tutto, e l'ambiente. Quindi, occhio, io mi appello al neogarante che veramente vigili su queste vicende, vigili. Per esempio, poco fa ti parlavo del pulmino scolastico, che i ragazzini disabili di Bovalino non hanno il pulmino, perché non sono, il comune non è in possesso di qualche... E con queste due figure che sono state nominate è un aspetto che si può approfondire, certo, a Bovalino infatti, con
Ma in particolare a Boeno, non so anche negli altri comuni, allora, queste figure. Allora, queste figure è stata, bisogna fare anche un po' di storia, anche un po' di storia sul garante come è nato. Servirà un altro appuntamento. Il garante è un'iniziativa intrapresa dall'associazione ADDA, dall'associazione Comma 3, perché un giorno sentendomi al telefono con un consigliere comunale di Pisa che è originario di Gioiosa Ionica, mi era orgoglioso di dire: sai che abbiamo fatto a Pisa, abbiamo fatto il garante dei disabili, eccetera eccetera. Se non che mi ha affascinato questa cosa, sono andato sull'albo pretorio del comune di Pisa, mi sono scaricato la delibera e ho incominciato a martellare, a invitare, tant'è vero che Bolino arriva dopo due anni, il garante per la persona disabile c'è a Gioiosa, c'è a Siderno, nel Vibonese a Soriano, a Rosarno, a Palme, cioè queste qui sono state tutte iniziative che noi mediaticamente come associazione abbiamo proposto e sono state accolte. Cioè è una figura importante che deve vigilare, per esempio. Si parla tanto, parlavamo del pulmino dei disabili, la città metropolitana di Reggio Calabria il 19 marzo del 2018 ha attribuito al comune di Bovalino 50.000 euro su sollecitazione del vice sindaco metropolitano e del sottoscritto, nonostante l'ente comunale non ha neanche presentato la delibera di compartecipazione all'acquisto del pulmino. Oltre alla Gazzetta del Sud che ha dato la notizia, nessuno a Bovalino ne parla, i social non ne parlano, però il comune di Bovalino, mi auguro che al più presto ottemperino alle cose burocratiche. Questa è una cosa che gli diciamo anche al garante, al neogarante. Gli diciamo il fatto, per esempio, perché tanto per dirti, parlavamo di assistenti educativi che, cioè, ad oggi il comune di Bovalino garantisce solamente per due ore settimanali con un importo di 500 euro per 5 mesi, è una cosa irrisoria, quindi non si fa il bene e il diritto dei ragazzi. Il materiale didattico, oltre 13.000 euro stanziati dalla città metropolitana, scuola chiusa, ancora non sono stati acquistati. Questo qui è un materiale personalizzato, cioè un ragazzino di terza media che il prossimo anno andrà alle scuole superiori, cioè il materiale didattico lo doveva avere ad inizio dell'anno, perché adesso non si sa che... Chiaro. Non so che farsene, cioè queste sono delle piccolezze. La cosa fondamentale è il percorso di vita, e per questo mi appello realmente, e come associazione chiederemo. Vito, ti do del tuo, sì, l'ho fatto per tutto l'arco della trasmissione perché ci conosciamo da tempo. Ecco, con la dottoressa Francesco Aracco e con Maria Rita Canova ti sentirai, cercherai di contattarle, io uscirò fra qualche ora con un comunicato stampa, ma dove anche dico a voce, sì, avrai un incontro, cercherò di incontrarle e di dire tutte le criticità che ci sono nei riguardi di queste persone. Parleremo del PEBA. Il PEBA è il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, qualcuno lo dice da due anni, però ancora non si è visto niente. Stato sottolineato da una delle due dottoresse, non ricordo quale. Perfetto. Parleremo, il PEBA significa anche che, per esempio, è vergognoso che in ogni esercizio commerciale, specialmente quelli di pubblica utilità, le farmacie, la guardia medica, i medici, non ci sia un parcheggio per disabili. Questo. Bisogna anche vedere tutti
gli uffici se sono senza barriere, quindi creare dei percorsi, ma basta fare un giro a Bovalino, cioè, situazioni da sistemare decisamente. Sì, ma giustamente andiamo nell'arredo urbano in questo caso, visto che sono in arrivo questi i finanziamenti sono arrivati, speriamo. Partiranno questi progetti, quindi dovrebbero essere, immagino, programmati anche questi aspetti. Certamente, questi qui sono su 100 per esempio parcheggi, ci deve essere un tot di parcheggi riservati alle persone disabili, nei luoghi maggiormente pubblici, nei luoghi, cioè una farmacia, una persona disabile, qua si tratta di cultura anche, no? Cioè, una persona disabile non può fare 500 metri con la carrozzina, deve avere il parcheggio privato. Beh, queste sono delle cosette che io naturalmente colgo l'occasione perché chiederò anche mettendo a frutto l'esperienza di anni, non per gonfiarmi il petto, cioè, ma poco fa dicevo, il mio rammarico, lo dico schiettamente, è non aver potuto partecipare a questo importante perché volevi contribuire con l'esperienza personale, soprattutto conta più di qualsiasi altra laurea in alcuni ambiti, senza nulla togliere a nessuno, no? Certo, è chiaro. Cioè, comunque do la mia disponibilità come genitore, come componente dell'ANGSA e della provincia di Reggio Calabria, come delegato della città metropolitana nella Fondazione Marino, come componente del tavolo sull'inclusione regionale e come componente del terzo settore del distretto sociosanitario di Locri. Insomma, esperienza c'è, grazie. Va bene, salutiamo a Vito Crea dell'Assoad e dell'ANGSA, due associazioni importantissime che abbiamo la fortuna di avere sul territorio. Ricordiamo che questa era In Primo Piano, vi aspettiamo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 10:20 e ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 17:20 chiaramente su Radio Venere. Da Antonio Blefari è tutto, grazie a Vito Crea. Grazie a voi.